cavalluccio marino è un pesce davvero insolito. Di solito tra gli animali sono le femmine a covare le uova e dare alla luce i piccoli. Tra i cavallucci invece è il papà che per un periodo tra 9 e 45 giorni coverà le uova in un'apposita tasca. Alla schiusa il maschio dischiude la tasca e i piccoli pesciolini escono ad affrontare il mondo. La femmina di anaconda, quando è incinta, cercherà subito una pozza d'acqua profonda e resterà lì ferma per 7 mesi, senza mai mangiare. Alla fine darà vita a circa 40 piccoli, liberandosi di un peso pari al 30% del suo. I giovani serpenti se la caveranno subito da soli nell'esplorare il loro habitat. Insomma, saranno davvero in gamba. Il rospo del Suriname ha una strana forma totalmente appiattita. Ancora più strano è che la femmina depone le uova sulla sua stessa schiena. Le femmine, infatti, sono dotate di forellini sul dorso, uno per ciascun uovo. Una volta pronti alla schiusa, dopo 3-4 mesi i piccoli rospi si svegliano e si allontanano dal dorso della mamma. I piccoli canguri nascono soltanto dopo un mese di gestazione, ma non sono ancora pronti per affrontare il mondo esterno. I piccoli marsupiali, infatti, alla nascita sono lunghi a malapena 2 cm. Eppure riescono ad arrampicarsi fino al marsupio, dove resteranno per circa 195 giorni, per poi riaffacciarsi in piena forma. I ricci di mare depongono più di 2000 uova, ma naturalmente non tutte si schiudono. La femmina depone le uova in acqua e il maschio le feconda, creando una sorta di nuvola, al cui interno si trova la futura generazione. Nel giro di poche ore, se tutto va bene e nessun predatore divora le uova, queste si svilupperanno fino a formare una struttura solida, già con microscopici aculei. A quel punto il suo ciclo vitale ha davvero inizio. Gli animali di solito depongono uova o partoriscono piccoli vivi, ma il camaleonte di Jackson ha trovato una via di mezzo per dare alla luce 30 piccoli per volta. La femmina cova le uova prive di guscio all'interno del suo corpo, evitando così il rischio di lasciarle all'aperto. Nel caso del pesce minatore è il papà ad occuparsi della nuova generazione. Il maschio cova le uova all'interno della bocca. Una volta schiuse, i piccoli rimangono al sicuro sempre nella bocca del padre. In questo modo i piccoli saranno al riparo dai predatori, mentre il papà dovrà impegnarsi per nuotare lontano da loro. I bradipi passano quasi tutta la vita sulle cime degli alberi. Il loro parto è davvero stravagante. La femmina si appende ad un ramo reggendosi soltanto con le lunghe zampe anteriori ed è in questa posizione che dà alla luce il piccolo. Il neonato si aggrappa velocemente alla pelliccia della mamma arrampicandosi fino al petto. Le femmine di ragno di velluto sono capaci di scavare dei nidi dedicati ai loro piccoli. Trattandosi di un ragno, usa la seta per rinchiudersi dentro un bozzolo per poi deporre fino a 80 uova. A quel punto la femmina pratica un forellino nel bozzolo da cui i piccoli potranno uscire. Il foro però è troppo piccolo per lei, che quindi si sacrifica per la sua prole. Nutrirà i piccoli per 2 settimane finché questi saranno del tutto indipendenti. Tutte le balene danno alla luce i piccoli sott'acqua e i neonati devono subito affrettarsi a risalire fino in superficie per inalare il loro primissimo respiro. La madre nutrirà il cucciolo con il suo latte composto al 54% di grasso per circa 4 mesi, fino a che il piccolo potrà cominciare a nutrirsi da solo. I polpi si riproducono soltanto una volta nella vita. Il maschio ha un braccio specializzato per la fecondazione delle femmine. Alcuni maschi arrivano addirittura ad autoamputarsi il tentacolo e ne fanno un dono alla femmina. Dopo aver deposto le uova, la femmina ripulirà metodicamente l'acqua intorno al nido e resterà di guardia contro i predatori. Pensate se i nostri neonati nascessero grandi già come un bimbo di 4 anni. Oh, povera mamma! Ma è proprio ciò che fanno i kiwi. L'uovo può pesare fino a un quarto del peso complessivo della femmina. Le lucertole rugose australiane se la passano ancora peggio. La femmina partorisce 2 piccoli già pienamente sviluppati, che però pesano complessivamente un terzo del peso della madre. Per noi umani equivale a partorire un neonato grande quanto un bimbo di 7 anni. La giraffa è l'animale terrestre più alto di tutti, il che comporta anche un parto piuttosto avventuroso. Alla nascita il piccolo mette prima fuori le zampe anteriori, poi il muso e alla fine tutta la testa. Il parto dura circa un'ora.
Prima ancora di fare il suo primo respiro, il neonato dovrà affrontare un volo di circa 2 metri fino a terra. Aia! Un particolare tipo di squalo martello può riprodursi per partenogenesi, ovvero senza accoppiarsi. In pratica si autoriproducono quasi clonandosi. Lo strano evento fu accertato nel 1999 in uno zoo del Nebraska. Si sa che anche altri animali si riproducono così, ad esempio gechi e lucertole, ma tra gli squali è un caso unico ad oggi. Gli istrici sono famosi per il loro corpo ricoperto di aculei. I piccoli li hanno più soffici, ma appena venuti alla luce il contatto con l'aria irrigidisce all'istante i loro aculei, rendendoli già robusti e molto appuntiti. Le talpe senza pelo sono incredibilmente prolifiche. Le loro colonie sono governate da una regina ed è l'unica a partorire i piccoli. La prima cucciolata ammonta al massimo a 15 piccoli, ma anno dopo anno la regina dà alla luce sempre più neonati, fino a partorirne anche 33 in una sola volta. Si tratta delle cucciolate più affollate tra tutti i mammiferi del mondo. Tra gli ippopotami la gravidanza dura circa 8 mesi. Beh, poco, date le dimensioni dell'animale. Poco prima di partorire la femmina si isola dal branco e resterà da sola col suo neonato per circa 2 settimane. I cuccioli nascono sott'acqua, quindi imparano a nuotare già dal primo momento di vita. Tra le zebre il parto è un momento delicato sia per il piccolo che per la madre. Nel branco esistono rigide gerarchie e ogni neonato può rappresentare una futura minaccia agli occhi dei maschi adulti che spesso non esitano ad attaccare i piccoli. La madre deve quindi subito proteggere il suo cucciolo senza mai poter riposare. Accidenti, è terribile! Quella degli elefanti è la gestazione più lunga tra tutti i mammiferi, dura infatti più di 18 mesi. Pur vivendo anche fino a 70 anni, una femmina di solito partorisce al massimo 4 figli nel corso della vita. Quando la madre è pronta a partorire, il resto del branco forma attorno a lei e al piccolo un impenetrabile cerchio protettivo. Alla nascita, l'elefantino pesa già 120 kg. Per proteggere le uova dai predatori, la femmina di oca faccia bianca le depone su scogliere a picco a 120 metri di altezza, come dire in cima a un palazzo di 36 piani. Quando le uova si schiudono, i piccoli però hanno già un problema. Sulla roccia nuda lassù non c'è cibo, perciò dopo appena pochi giorni di vita devono tuffarsi giù e sperare di atterrare sani e salvi. Un'iguana marina appena nata non deve saltar giù da una scogliera, deve fare soltanto una cosa, correre! Le femmine scavano buche sotterranee in cui deporre le uova e tenerle al sicuro da quasi tutti i predatori. Dopo la schiusa, le piccole iguane devono avventurarsi fuori. E lì ad aspettarle ci sono serpenti predatori. Soltanto le giovani iguane più forti e veloci sopravvivono fino all'età adulta. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra. E resta con il lato positivo!